I danni dell'alluvione del 7 ottobre, ripartizione dei fondi ancora al palo, cresce la mobilitazione degli agricoltori. Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del Tele... Prendiamo la linea dall'aula consiliare del municipio di Scanzano Ionico, dove è in corso l'ultimo atto di questa lunga giornata di mobilitazione indetta dal Comitato Difendiamo le Terre Ioniche per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla vertenza legata all'alluvione che il 7 ottobre scorso ha provocato 4 vittime nei territori al confine tra Puglia e Basilicata e danni ingenti all'agricoltura e alle aziende artigiane dei territori. Una giornata che era iniziata questa mattina davanti al municipio di Ginosa, dove un lungo corteo di trattori ha percorso le tappe decisive di questa alluvione. I trattori si sono spostati lentamente anche lungo la statale 106 Ionica, hanno toccato i luoghi più colpiti da questo disastro e poi c'è stata una lunga assemblea presso le tavole palatine a Metaponto. Dicevamo, ultimo atto di questa lunga giornata è l'assemblea che è in corso qui a Scanzano Ionico con i rappresentanti delle amministrazioni del Metapontino e i rappresentanti della provincia di Matera e di Taranto. Più avanti nel corso del nostro giornale torneremo a collegarci con Scanzano Ionico per proporvi i risultati di questa lunga giornata di mobilitazione. Per ora è tutto, la linea torna allo studio. Dovete partecipare alla difesa del territorio. L'invito è di ripartire dalle risorse della terra, no alle centrali, no alle trivellazioni. Se l'agricoltura resta fondamentale nel programma dei 5 Stelle, a Metaponto l'incontro con i rappresentanti degli alluvionati salta. Ma avete invitato un sacco di persone, di politici locali? Sì, sì. No, io non ci ho vado. No, vieni un attimo. Io mi autoesonero. No, dai. Quando volete fare un discorso con me, venite con me e basta. Torniamo ora a collegarci in diretta con Scanzano Ionico per gli ultimi aggiornamenti sull'assemblea delle persone danneggiate dall'alluvione del 7 ottobre scorso. Linea Luigi Di Lauro. Eccoci di nuovo in collegamento dall'aula consiliare di Scanzano Ionico, l'assemblea, l'ultima assemblea della giornata, quella che chiude questa lunga giornata di mobilitazione è ancora in corso. Con noi c'è Mimmo Principe, uno dei portavoci del movimento Difendiamo le Terre Ioniche. Allora, questa mattina intanto la mobilitazione prima a Ginosa, poi sui luoghi dell'alluvione, una lunga e partecipata assemblea a Metaponto e poi la conclusione di questa giornata. Intanto proviamo a ricordare quali sono le vostre richieste alla classe politica. È chiaro che alla classe politica chiediamo, c'è una piattaforma dove noi chiediamo risposte, e risposte che ancora non sono arrivate. Loro dicono che i tempi tecnici non c'è l'ordinanza perché non ci sono ancora le mappature dei danni, quindi il Presidente del Consiglio non può firmare l'ordinanza, ma noi ribadiamo. Diamo 10 giorni di tempo affinché questo accada e naturalmente che ci sia questa benedetta ordinanza con soldi che vanno a copertura dei danni alle infrastrutture e alle famiglie e alle aziende. Intanto questa giornata di mobilitazione è stata l'occasione buona per mettere di nuovo insieme due territori, quello pugliese e quello lucano. Avete avuto il sostegno di tante istituzioni, qui abbiamo visto i sindaci di Policoro, di Scanzano, i rappresentanti dell'ANCI, rappresentanti della provincia di Matera, il che significa che almeno il territorio è al vostro fianco. Stamattina, oggi è stata una giornata lunghissima, siamo partiti da Ginosa stamattina con molti mezzi, quindi diciamo che abbiamo fatto lungo il percorso dell'alluvione, abbiamo fatto tante tappe dove abbiamo chiarito le posizioni e quindi ciò che chiediamo alle istituzioni. Istituzioni che sono state vicini e quindi hanno preso visione della situazione e delle nostre richieste, che penso che è una piattaforma condivisa, solo che loro ci dicono che non è ancora maturo il momento dell'ordinanza, ma noi la stiamo aspettando con tanta ansia. Tenete conto che noi abbiamo il Ginosino fermo, bloccato, strade interrotte, ponti saltati, aziende distrutte. Così pure per Bernalda, Marconi, Pisticci, eccetera, insomma.
Una giornata di protesta che potrebbe concludersi con una proposta dirompente, e cioè quella di non andare a votare nel prossimo fine settimana. L'assemblea è ancora in corso e naturalmente a fine assemblea si deciderà sul da farsi. Emerge comunque l'idea di non votare. Bene, allora ovviamente questa è una notizia agli agricoltori del Metapontino, così come gli artigiani che hanno già consegnato i certificati elettorali ai responsabili del movimento potrebbero decidere di non andare a votare nel prossimo fine settimana. Per il momento da Scanzano è tutto, vi restituisco la linea.